Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi, che è lunedì e purtroppo ho iniziato a lavorare. Che palle! Mi sono dimenticata nell'ultimo video haul di farvi vedere anche questo acquisto che ho fatto da Colors & Beauty. Sono degli orecchini, li faccio vedere, sono molto carini. Sono questi cuoricioni blu notte, proprio giganti, cicciosi, da mettere qui sotto al lobo. Tra l'altro oggi indosso degli orecchini super carini, cioè guardate questi micetti blu, sono troppo simpatici. E quando li ho messi stamattina mi è venuta subito in mente Chiara. Ciao Chiara! Ti ho pensato quando ho visto questi gattini che non mi ricordavo neanche di avere, tra l'altro cercavo degli orecchini blu. Vabbè, comunque questi orecchini qua da Colors & Beauty li ho pagati soltanto 1 euro, mi piacciono tantissimo. Adoro gli orecchini così grossi che stanno al lobo. Allora, volevo farvi vedere l'outfit di oggi. Appunto, ho sugli occhiali perché ieri ho combinato un pasticcio, stanotte anzi, mentre toglievo le lenti mi si è spezzata, quindi probabilmente ho un pezzo di lente nell'occhio. E anzi, se vi è capitato ancora, a me non è mai capitato che mi si spezzasse così nell'occhio, intera, che mi finisse sotto la palpebra, sì, e poi l'ho sempre tirata fuori. Ma se è successo anche a voi, che sapete come fare, perché io ne ho tirata fuori soltanto 2/3 di lente, l'ho buttata via. Anche se è mensile, vabbè, era quasi finita, per fortuna era quasi finito il mese, perché altrimenti avevo buttato via un sacco di soldi. E fatemi sapere se c'è un modo per capire un attimino, perché non mi dà fastidio, però insomma, questi giorni dovrò portare gli occhiali, quindi dovrete vedermi con gli occhiali, mannaggia. L'outfit è molto carino. Allora, questa collana qui di Chiavi, che ormai conoscete, sono già un paio di volte che la metto e mi piace tantissimo. Andiamo così. Ok, poi ho messo questa canottierina nera semplicissima di Intimissimi, chiudiamo qua è meglio, di Intimissimi, una canottierina nera semplice col dettaglio dietro del pizzo, che si vedrà con lo scollo all'americana, e questi gonna pantalone, culotte pants, come li volete chiamare, di questo bellissimo blu elettrico. Questi qua temo di averveli fatti vedere soltanto l'anno scorso in un video outfit invernale, però sono, cioè li porto sia l'inverno che l'estate, più facilmente la primavera e estate, perché mi piace con i sandali senza calze, mi piacciono tantissimo, e li ho presi da Extin, questi, l'ex Department Fashion, e li avevo pagati sui 20 euro scontati. Quindi oggi l'outfit, mi avete chiesto appunto di farvi più o meno il calcolo di quanto costa l'outfit, gli orecchini questi qua a gattino saranno costati tipo 1 euro, 2 euro, la collanina 2,50 euro, 3 euro, la canottiera pochissimo, 4-5 euro, 20 euro i pantaloni, 10 euro le scarpe e 30 euro la borsa. La borsa è questa, che è la mia imitazione dello bag, blu notte, anche questa si intona perfettamente con l'outfit, con i manici neri. E tra l'altro adesso la ragazza che le vende, ho visto che le fa anche con proprio lo bag inciso, quindi non così in rilievo ma inciso, quindi sono ancora più uguali alle originali. Non so se la prenderò, perché sinceramente non è una borsa che mi fa impazzire. Vi faccio vedere le scarpe. Ecco ragazze, come scarpe ho messo questi bellissimi sandali che ho preso alla, come si dice, alla sua scarpa, e mi piacciono tantissimo. Sono neri con queste borchie, sono molto aggressivi ma carini allo stesso tempo. Sono sia aggressivi che eleganti secondo me. Mi piacciono un sacco portati così, che si intravedono appunto da questi pantaloni mega. E secondo me danno un buon carattere all'outfit, visto che porto anche gli occhiali da vista. Spero che il video vi sia piaciuto, mi fate sapere come al solito nei commenti. Ci vediamo al prossimo, ciao!